Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vi vorrei parlare della linea Palmolive Gourmet, che è una linea di bagnoschiuma alla profumazione di cioccolato, di vaniglia, di fragola, quindi tutte quelle profumazioni che noi di solito in realtà troviamo sulla nostra tavola, perché parliamo di fragole, di cioccolato, di vaniglia, di cocco, quindi sono profumazioni che, e gusti anche. Che di solito non abbiamo sotto la doccia, ma sulla tavola. E Palmolive ha creato appunto questa linea chiamata Gourmet di bagnoschiuma, tutti profumati con questo tipo di essenze, quindi di frutta, di dolci, insomma di cose di questo genere. A me questa linea è piaciuta tantissimo e ho comprato una serie di profumazioni diverse. Volevo mostrarvele un pochino e dirvi anche come mi sono trovata. Innanzitutto vi faccio vedere quella che ho preferito in assoluto, che è questa al cioccolato. Questa è veramente una cosa squisita, mi viene da dire, anche se ovviamente va usata sulla pelle, non dovete berla perché è un bagnoschiuma, però mi viene da dire che è squisita perché ha veramente un profumo intenso di cioccolato che vi fa venire voglia di bere il bagnoschiuma mentre siete sotto la doccia. Quindi è veramente una cosa fantastica. Questa è quella che io ho preferito in assoluto ed è anche quella che ho quasi terminato. Poi ho voluto provare anche altre profumazioni. Ho voluto provare la menta, che è questa, che è nuova tra l'altro, quindi questa è una nuova essenza che è uscita da poco. Ho voluto provare la vaniglia, questa qua. Poi ho voluto provare il cocco e la fragola. Quella, la fragola, ho preso la confezione più grossa semplicemente perché non ho trovato quella, diciamo, piccola, quindi mi sono presa questa qua grossa. Tutti questi bagnoschiuma li ho comprati su Notino, che è un sito penso che conosciate tutti perché è famosissimo. Erano in offerta e quindi li ho presi tutti lì. Ma veniamo alla mia personale recensione. Volevo un po' dirvi come mi sono trovata. Allora, quelli che io ho preferito in assoluto sono questi due, cioccolato e menta. Perché? Perché intanto sono due profumazioni intense che davvero voi riuscite a sentire intensamente mentre vi fate la doccia. Quindi davvero vi viene voglia di bere cioccolato in questo caso e menta nell'altro caso. Tanto è vero che io, dopo aver fatto la doccia per la prima volta con questo qui alla menta, sono andata al supermercato e mi sono comprata la menta perché mi era veramente venuta la voglia di bere la menta. Quindi insomma, questi mi sono piaciuti tantissimo per la profumazione intensa, ma devo dire che sono anche degli ottimi bagnoschiuma perché lasciano la pelle morbida, idratata, profumata, quindi comunque hanno fatto anche bene il loro lavoro di bagnoschiuma. Però la vostra pelle non rimarrà troppo profumata di cioccolato e di menta, nel senso che la profumazione che vi rimane sulla pelle è estremamente delicata, quindi si sente appena il cioccolato e la menta una volta che avete finito la doccia, perché sulla pelle comunque non rimane una profumazione eccessiva. Questo lo dico e lo sottolineo perché magari a tante persone potrebbe dar fastidio sentire poi sulla pelle questo odore forte di menta e di cioccolato. Non è così, almeno sulla mia pelle non è stato così, nel senso che la profumazione di cioccolato e di menta si sentiva appena appena e comunque in modo molto molto delicato, non ha dato assolutamente fastidio e quindi sono stati veramente due bagnoschiuma che io ho amato e apprezzato e sicuramente quando li avrò terminati li andrò a ricomprare. Poi ho provato anche gli altri, nel senso che anziché aspettare di finirne uno e poi di cominciare gli altri, li ho voluti provare un pochino tutti, diciamo giorno per giorno, perché ero veramente curiosa e intanto mi faceva piacere cambiare anche un po' la profumazione. Ho provato quello alla fragola, che più o meno è un po' come quello al cioccolato e alla menta, nel senso che vi fa proprio venire voglia di fragola. Ma sulla pelle rimane un profumo delicatissimo che ricorda la fragola, ma che comunque non vi darà fastidio perché non è troppo forte, non è troppo intenso. E quindi anche questo davvero mi è piaciuto tantissimo. Quelli alla vaniglia e al cocco, invece, devo dire che mi sono piaciuti perché hanno comunque delle buone profumazioni, però
non li ho trovati particolarmente originali rispetto ad altri tipi di bagnoschiuma al cocco e alla vaniglia che io ho già provato di altre marche. Questo secondo me è successo perché bagnoschiuma alla vaniglia e al cocco ce ne sono comunque di tantissime marche, soprattutto al cocco io ne ho usato veramente tantissimi e di tantissime marche, perché sapete, se seguite il mio canale, che la profumazione al cocco è una delle mie preferite e quindi ho provato tantissimi bagnoschiuma al cocco. Alla vaniglia forse ne ho provati un po' meno. Però anche di questa profumazione comunque qualcuno di più di qualche marca diversa l'ho provato. E quindi devo dire che sinceramente non ho trovato tantissima differenza fra questi e quelli delle altre marche. Hanno sicuramente un buon profumo, sono degli ottimi bagnoschiuma, ma tutta questa differenza, tutta questa originalità io non l'ho trovata. Però in ogni caso ve lo consiglio se vi piace questo tipo di profumazione perché è un ottimo bagnoschiuma. Però diciamo che rispetto a quelli alla fragola, alla menta, al cioccolato, mi ha colpito molto meno, forse perché appunto assomigliava tantissimo ad altre marche che ho già provato. Però in ogni caso poi vi lascia la pelle delicatamente profumata, morbida, idratata, quindi sono comunque degli ottimi bagnoschiuma. Però diciamo che li metto un pochino in fondo alla classifica perché quelli che in assoluto ho preferito sono appunto questi che vi dicevo, menta, cioccolato, anche fragola, però devo dire che menta e cioccolato sono quelli che mi sono piaciuti di più. Quello al cioccolato soprattutto è veramente una cosa eccezionale, ha un profumo veramente eccezionale, sublime, quindi davvero questo sicuramente me lo ricomprerò. Insomma, sono molto soddisfatta di questa collezione, di questa linea, mi è piaciuta tantissimo, quindi se non l'avete mai provata io vi consiglio di provarla e vi consiglio di partire da quello al cioccolato se vi piace il cioccolato perché è una cosa fantastica e comunque ne faccio una recensione assolutamente positiva perché mi sono trovata benissimo. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate questa linea di Palmolive, se l'avete provata, se in generale apprezzate un tipo di bagnoschiuma che abbia una profumazione di questo genere, tipo cocco, vaniglia, cioccolato, insomma, questo tipo di profumazioni, o se preferite le profumazioni classiche, neutre, proprio quelle che sanno di sapone e basta, perché comunque ci sono persone che preferiscono, diciamo, una profumazione che sa proprio di sapone e che non va poi a riprendere un altro tipo di essenza, quindi ognuno ha le sue preferenze e sapete che mi interessa sempre sapere quali sono le vostre. Io vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.